Ma questa è una delle prime linee della transizione ecologica del paese. Questo territorio ancora vive tutti i guai dell'industrializzazione sbagliata del passato, non ancora i luoghi risanati, ancora presenze industriali assolutamente fatiscenti e andate. E oggi si vuole proporre un nuovo progetto fondato sul fossile. Vale sia per la super metaniera che per l'ipotetico nuovo gasdotto che collegherebbe la Sardegna con l'Algeria, tirando fuori dall'altro più o meno un'idea progettuale che noi 20 anni fa condividevamo, ma 20 anni fa, quando le tecnologie rinnovabili non erano assolutamente mature, concrete e fattibili come lo sono oggi. La Sardegna non deve diventare l'hub energetico delle fossili del paese e di tutta Europa, deve diventare il luogo di passaggio dove si utilizzano le tecnologie rinnovabili, quelle attuali, l'eolica a terra, l'eolica a mare, gli elettrodotti sottomarini che poi ovviamente devono garantire la circolazione dell'energia elettrica da rinnovabili in tutto il paese, collegando Sicilia, Sardegna al continente e poi realizzare anche gli accumuli per immagazzinare l'energia elettrica quando c'è un surplus di energia dal sole e dal vento, per rilasciarla quando il sole e il vento non ci sono. Questo è il futuro che noi vogliamo per la Sardegna, questo è il futuro che vogliamo da domani mattina, perché ripeto, sono tutte tecnologie disponibili e mature. Sindaco, Legambiente continua la sua battaglia contro il gas, non è più ormai contro la FSRU perché è contrario anche al gas, una posizione che mentre sulla FSRU vi vedeva totalmente allineati, insomma allineati, affiancati alla Legambiente nella battaglia, anzi forse più, voi più direttamente essendo la comunità locale, oggi mi pare che le valutazioni sono un pochino diverse, perché voi avete sempre detto non siamo contrari al gas, siamo contrari a questa soluzione, siamo per piccoli depositi costieri. Sì, non c'è dubbio, noi manteniamo questa posizione. La contrarietà al progetto SNAM con questa FSRU è netta e assoluta, perché riteniamo che ci siano possibilità di progetti alternativi più compatibili col territorio e rispondenti alle reali necessità dell'area industriale di Portovesme. Per quanto riguarda invece gas sì e gas no, noi siamo consapevoli che ci sarà un lungo periodo transitorio in cui le industrie avranno ancora bisogno del gas e quindi dobbiamo dare risposte concrete, attuabili anche in tempi rapidi, perché non ha senso pensare a soluzioni che vedranno le opere complete fra 10-15 anni. Ecco, noi dobbiamo essere realistici nelle proposte progettuali, che devono anche essere adeguatamente, diciamo, incorniciate in un arco temporale utile. Noi abbiamo bisogno del gas ora, e ne abbiamo bisogno in quantità utile alle nostre necessità e non per diventare un hub energetico per altre soluzioni.